Immaginate senza immaginazione, perché io credo che ciascuno di voi abbia dei fatti molto concreti. A casa vostra c'è un problema. Quando noi abbiamo un problema o c'è qualcosa che non va dentro la nostra vita, tutta la nostra attenzione è rivolta a quel problema. Una malattia, un problema, una mancanza di qualcuno, una situazione difficile, tutto viene dato da quella situazione. Ora, cosa accade? Che se tutta la tua attenzione è rivolta a questo pezzettino della tua esistenza, importante, decisivo, tu non vedi tutto il resto. Allora tu puoi passare tutta la tua vita ipnotizzato da quella situazione, da quel problema, da quella miseria, da quella prova che stai vivendo, e ti perdi il resto del panorama, il resto della storia. Allora Gesù vuole che noi partiamo da noi stessi, ma affinché ciascuno di noi poi trovi un modo di collocarsi in un orizzonte molto più ampio. E questo orizzonte ampio per noi è la Pasqua. Tutto quello che noi conosciamo dei Vangeli, degli Atti degli Apostoli, tutto quello che noi adesso stiamo ascoltando all'interno della liturgia, sono storie di persone che solo dopo, cioè dopo la Pasqua, hanno potuto rileggere in maniera luminosa quello che gli era successo prima. Un po' come capita anche a ciascuno di noi. Quando ci troviamo nel cuore di una prova, non ne capiamo nessun senso, nessun significato. Ma quando per una sorta di grazia noi facciamo l'esperienza di passare quel buio e passare quella prova, o semplicemente avvertiamo che è diminuito il dolore mentre continuiamo a vivere qualcosa che magari ci accompagnerà per il resto della nostra vita, il Signore ci dà la grazia di guardare indietro e di rileggere quel dolore, quelle prove, quelle sofferenze in una maniera completamente nuova. La luce per rileggere queste esperienze, saremmo semplicemente la somma di tanti venerdì santo. Ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è la festa di una Pasqua che ci dà il coraggio di poter rileggere i nostri venerdì santo. Ecco perché noi abbiamo bisogno di mettere in comunicazione queste due cose. E mi piaceva questa sera iniziare esattamente da quello che ci racconta il Vangelo di Marco quando ci descrive il mattino di Pasqua. Allora, dobbiamo per un istante capire che il mattino di Pasqua è un momento così importante di svolta nella vita di queste persone, ma nessuno di queste persone sa che quella giornata sarà una giornata memorabile per loro e per ciascuno di noi. E c'è una sorta di preoccupazione che accompagna le donne che il mattino si stanno recando al sepolcro. Ed è questo: chi ci rotolerà via la pietra dal sepolcro? Allora, pensate questo, abbiamo passato la Quaresima a guardare dentro la nostra vita e ci siamo accorti che la nostra vita è fatta di macigni, di situazioni che, anche se ci mettiamo la buona volontà, non riusciamo a superare con le nostre forze. Sì, tante cose competono noi, semplicemente dobbiamo darci una svegliata, dobbiamo darci una mossa, dobbiamo fare il nostro possibile. Il cristianesimo ci invita sempre a fare il nostro possibile, ma con molta umiltà dobbiamo anche dire che la nostra vita è fatta di cose più grandi di noi, più grandi delle nostre forze. Come verrò fuori da questo dolore? Non è forse un macigno? Come verrò fuori dalla mia crisi familiare? Non è forse questo un macigno? Come verrò fuori, non lo so, da una situazione che mi ha fatto sperimentare depressione, angoscia, crisi? Come vivrò questo o quello? Allora ci rendiamo conto che c'è una sproporzione. Come le donne al mattino di Pasqua, anche noi viviamo schiacciati da questa preoccupazione. Bello Dio, bello il messaggio di Gesù, ma chi ci rotolerà via la pietra dal sepolcro? E succede una cosa particolarissima, che senza nessun effetto speciale, Marco non ci parla di nessun effetto speciale, ci dice semplicemente che queste donne che camminano preoccupate con questo pensiero fisso, quando arrivano davanti al sepolcro, trovano la pietra spostata. È una grazia. Loro erano preoccupate, ma quando arrivano al dunque,
La loro preoccupazione non aveva nessun senso, perché quella pietra è stata rotolata via. Questa è la Pasqua. La Pasqua è il limite della nostra vita. Accorgerci che tutti noi siamo davanti a certe situazioni impossibili e accorgerci che l'unica maniera che abbiamo per continuare il nostro cammino, per continuare a vivere, è ricevere la grazia che qualcuno sposti quello che a noi è impossibile. Credo che anche in Sicilia ci sia questo detto, no? Che c'è una soluzione a tutto tranne che alla morte, diciamo. Cioè, l'esperienza più impossibile che noi viviamo è quella della morte. Non possiamo fare niente, moriamo. Ecco allora cosa ha fatto Gesù. Gesù ha rotolato via l'impossibilità più grande per ciascuno di noi, la morte. Ma la morte non è semplicemente una cosa che ci capita una volta nella vita, alla fine della nostra esistenza. La morte si manifesta nella nostra vita costantemente. Tutte le volte che noi facciamo l'esperienza di impossibilità, noi viviamo quelle che chiamiamo delle mortificazioni. Perché usiamo questa parola? Io sto vivendo una mortificazione, cioè sto vivendo un'esperienza di morte. Questa malattia per me è una mortificazione. Questa crisi che sto vivendo è una mortificazione. La divisione che c'è all'interno della mia famiglia è una mortificazione, un'esperienza di morte. Ora, noi crediamo che Gesù ci ha liberati dalla morte e da tutte le conseguenze della morte, e quindi ci ha messo con un atteggiamento completamente diverso anche davanti alle mortificazioni della nostra vita. Cioè, tutte le volte che noi ci troviamo davanti a questo tipo di realtà, dovremmo viverle con un atteggiamento diverso. La domanda è: quale? Qual è l'atteggiamento che noi dovremmo avere? Perché se io vi dico Gesù ci ha liberati dalla morte, qualcuno di voi potrebbe dire: sì, ma moriamo. Gesù ci ha liberati dal male, ma il male esiste. Basta accendere la televisione o guardare qualche giornale e ci accorgiamo di come il male riempie il mondo. Ha vinto ogni ingiustizia, ogni dolore innocente, eppure noi quel dolore innocente continuiamo ad incontrarlo dentro la nostra vita. Qui ci viene in aiuto una parola che noi usiamo e che molto spesso la fraintendiamo, cioè non ne capiamo il significato di fondo. Gesù con la morte ha fatto Pasqua. Pasqua significa passaggio. Allora, prima di Gesù la morte era un muro. Gesù trasforma questo muro in una porta. E quindi, prima di Gesù, noi potevamo soltanto scontrarci contro la morte e fermare il nostro cammino. Grazie a Gesù, noi possiamo passare attraverso la morte, perché lui ha trasformato la morte in una Pasqua, in un passaggio. Nella veglia pasquale, per celebrare proprio la festa della Pasqua, noi ascoltiamo le storie dell'Antico Testamento, e c'è un'immagine molto suggestiva nell'Antico Testamento che rende bene l'idea di quello che vi sto raccontando. Quando Dio decide di liberare il popolo di Israele e di farlo uscire dall'Egitto, voi sapete che alla fine, dopo tutte le piaghe che l'Egitto ha subito, questo costringe il faraone a dire: andatevene. Allora si mettono in viaggio, per loro comincia un cammino che durerà molti anni, ma loro non lo sanno ancora. Ma c'è più andare avanti, ma c'è l'esercito degli egiziani, perché il faraone ha cambiato idea, li vuole di nuovo schiavi in Egitto. Che cosa fa il Signore? Dice a Mosè di usare il suo bastone per compiere un prodigio: aprire in due parti il Mar Rosso, aprire una strada dove il popolo di Israele può attraversare questo Mar Rosso. E così accade, che il Mar Rosso si apre in due e il popolo di Israele può passare attraverso questo Mar Rosso. Allora, senza Dio quel mare è un muro. Con Dio
quel mare è una strada. Togliamo questa immagine. Senza Dio un dolore è un muro. Con Dio quel dolore è un passaggio, una strada. Senza Dio quella malattia è un muro. Con Dio quella malattia è una Pasqua, un passaggio. Allora, non si tratta che non ci accadranno queste cose, certo che ci accadranno, ma noi possiamo viverle, cioè le possiamo accogliere dentro la nostra vita dicendo: sono disposto a passare attraverso questo dolore, sono disposto a passare attraverso questa crisi, sono disposto a passare attraverso la morte. Perché? Perché ho la serenità che Dio ha aperto una strada nelle cose impossibili per me. Capite perché è importante la fede pasquale? Non è semplicemente dire 2000 anni fa Gesù è risorto, e quindi a noi che ci cambia che 2000 anni Gesù è risorto? Cioè, come questa cosa cambia la mia vita oggi, in questo momento della mia esistenza? Allora, vi rendete conto che in questo momento della nostra vita, che cos'è Mar Rosso per noi? Che cos'è una pietra? Ognuno di noi deve dare un nome a tutto questo. Abbiamo passato la Quaresima a dire: in questo anno io mi sono reso conto che adesso mi trovo davanti a questo muro, e il muro è due punti, e abbiamo dato un nome a questo muro, un nome a questo mare. E celebrando la Pasqua, che cosa abbiamo detto? Che possiamo permetterci di vivere quel dolore e quella prova, quella situazione impossibile, perché Gesù l'ha trasformata in una Pasqua, in un passaggio. Ora, dove si gioca la nostra fede? Immaginate di essere voi il popolo di Israele e di trovarvi davanti, che cosa? Questo mare che si apre in due. E uno dice: boh, un attimo, io non lo so se voglio passare proprio là in mezzo. E se si chiude? E se rimango affogato? Cioè, tu devi fare un atto di fiducia, devi fidarti di Dio. Dio non ti metterebbe mai davanti a una situazione senza darti anche la via di uscita. Paolo ha un'espressione bellissima. Dice: se Dio permette la tentazione, assieme alla tentazione ti dà anche la forza per vincerla. Dio non è l'autore del male, ma se permette che il male arrivi dentro la nostra vita, ci dà anche la forza per poter affrontare quel male. Ma la domanda è: come facciamo ad affrontare questo male se ci siamo dimenticati? Cioè, se ci siamo dimenticati che Gesù ha vinto, ha sfondato qualsiasi muro. Non c'è più nessuna situazione, anche la più brutta, la più tragica, la più ingiusta, che Egli non abbia trasformato in una Pasqua. A noi forse darebbe più soddisfazione che Gesù ci avesse spiegato perché succedono queste cose. Forse avremmo trovato sollievo nel dire: il significato del dolore di un bambino che muore è questo. Ma Gesù invece ha fatto di più. È diventato Egli stesso quel dolore innocente. Ha assunto su di sé quella morte. Ha preso su di sé tutto quello che tormenta la nostra vita. Guardate, il nostro affetto, il nostro legame con Gesù lo spiega bene l'autore della lettera agli Ebrei, perché ci dice che Lui è l'unico che può capirci, perché ci è passato, ha vissuto su di sé le cose che noi viviamo. Ti senti solo? Lui si è sentito solo. Senti angoscia? Lui l'ha sentita questa angoscia. Vivi un tradimento? Lui sa che cosa significa essere traditi. I potenti ti fanno le scarpe? Gesù è morto per questo motivo. Perché i poteri forti l'hanno fatto fuori, i poteri dell'epoca. Non c'è una situazione di contraddizione dove noi ci andiamo a mettere che Gesù non abbia vissuto dentro la propria esistenza, ma lo ha fatto non soltanto per darci l'esempio e dire: da eroi dovete affrontare queste cose. Se vi leggete davvero il Vangelo, vi accorgerete che Gesù non ha mai l'atteggiamento da eroe impavido, senza paura. Vi accorgerete invece che Gesù non ha paura di mostrarsi costantemente uomo, non ha paura, non ha paura di piangere e gridare davanti ai suoi amici. Pensate a quello che succede nel Getsemani.
Gesù non si vergogna della sua umanità. Anzi, c'è una cosa che dovrebbe colpirci. Quando risorge, la prima cosa che mostra ai suoi discepoli sono proprio le piaghe, le sue stimmate. Dice: guardate, sono proprio io, cioè non ho barato, io sono morto davvero, io ho passato davvero quel muro e ne porto i segni. Guardate, nessuno di noi può togliersi di dosso i segni della propria storia. Alcune cose che succedono dentro la nostra vita sono un po' come delle stimmate, te ne porterai per il resto della tua vita, buchi, anche tu. Ma non mi pare che Gesù abbia mostrato le sue ferite arrabbiato, dicendo: avete visto, adesso sono risorto, adesso ci organizziamo tutti insieme e gliela facciamo pagare a questi. No, quello che abbiamo ascoltato, tra l'altro, nella prima lettura, durante la liturgia, commovente racconto del martirio di Stefano. Come Stefano dimostra di aver capito il cristianesimo? Lo stanno ammazzando. E il racconto degli Atti dice: gridando disse: Signore, non imputare loro questo peccato. Chi è che era morto così? Gesù era morto così. Invece di chiedere vendetta, di essere arrabbiato perché chi doveva fare qualcosa non l'ha fatta, perché se ci troviamo in questa situazione è anche colpa di Tizio, Caio, Sempronio, dare la colpa per il nostro dolore, per la nostra sofferenza, Gesù fa qualcosa di straordinario: perdona. Perché sa che il perdono è una Pasqua, il perdono ci permette di andare avanti, ma se tu non perdoni rimani in quella croce, rimani crocifisso lì, in quella situazione. Allora vi rendete conto per noi quanto è decisiva la Pasqua? Non perché grazie alla Pasqua noi non avremo più problemi, ma perché ogni cosa ha un valore completamente nuovo, diverso. Io mi posso permettere di fallire perché Gesù ha trasformato il fallimento in redenzione. Forse noi, presi dalle nostre meravigliose processioni, teniamo costantemente fisso lo sguardo sulla sofferenza di Gesù, sulla croce di Gesù, ma guardate, Gesù non ha bisogno di ammiratori, ha bisogno di persone che capiscano fino in fondo il senso di quello che ha fatto. In quel dolore io vedo il mio dolore, ma in quella vittoria io vedo la mia vittoria. Gesù ha vinto e ha vinto anche per me. Allora, vedete, credo che questa sia forse la cosa più bella che ognuno di noi può vivere dentro la propria vita. Non avere più paura di quello che sta succedendo. Non dobbiamo avere più, noi siamo atterriti dal fatto che le cose possono peggiorare, possono diventare irreversibili. Siamo atterriti dall'idea che magari per tutta la vita dobbiamo vivere una cosa o un'altra. Ma noi siamo cristiani, siamo suoi. La nostra fede ci salva. E questa è la cosa che il mondo si aspetta da ciascuno di noi. Non si aspetta belle parole da noi, si aspetta di vedere in noi quello che è accaduto a Cristo, di vederlo dentro la nostra vita, di vedere come un cristiano sa vivere come Pasqua qualunque cosa. Piangerà, sì, soffrirà, sì, si sentirà solo, sì, in alcuni momenti cadrà, sì, Gesù è caduto 3 volte sotto la croce, e quindi perché io mi devo vergognare se certe volte non ce la faccio? Perché noi dobbiamo sentirci disperati quando certe volte la disperazione sembra avere la meglio? Ma Gesù si è rialzato, è andato avanti. La nostra forza è la risurrezione di Cristo. Se noi ci dimentichiamo della risurrezione di Cristo, non ha senso nulla nella nostra vita, nulla. Tutto questo ve l'ho detto perché in realtà questo sguardo sulla nostra esistenza, chiamiamolo così, questo sguardo pasquale cambia tutto, cambia in maniera irreversibile le nostre vite, le nostre esistenze. Ma mi piacerebbe dirvi come possiamo vivere questa conseguenza pasquale costantemente dentro la nostra vita. Cioè, come possiamo vivere costantemente convertendoci?
Che cos'è la conversione? Cioè la parola conversione significa cambiamento di mentalità, cambiamento di sguardo, questa è la conversione. Allora, che cos'è che mi converte in maniera pasquale? È la vita spirituale, è una cosa che noi ci siamo dimenticati. Dico una cosa e poi cercherò di spiegarla, spero di non scandalizzare nessuno. Ma noi cristiani ci siamo riempiti di religione, ma non abbiamo vita spirituale. Riempiti di religione significa che noi abbiamo simboli religiosi, tradizioni religiose, abitudini religiose, ma tutto questo è fuori di noi. La vita spirituale è qualcosa che ti entra dentro e che ti cambia la vita. Perché altrimenti è un po' come essere affamati, andare davanti a un buffet, applaudirci dicendo ma questo buffet è bellissimo, è straordinario. Sì, ma se non mangi, che ti interessa della bellezza del buffet? E prendere quella cosa e portarla dentro di te ti salva la vita. Allora, noi dobbiamo passare da una fede vissuta semplicemente come religiosità a una fede vissuta come vita spirituale. Quando una persona si apre alla vita spirituale, sperimenta la Pasqua, sperimenta questa conversione, succede qualcosa di rivoluzionario dentro di lui. E praticamente, e questa è la cosa che dovrebbe più sorprenderci, noi non dovremmo fare nulla. Chi ci rotolerà via la pietra dal sepolcro? Non è che dice, arrivate lì, queste donne misero tutti i loro sforzi per spostare questa pietra, ma poi un angelo aggiunse la sua mano. No, no, non fanno niente. È una grazia che ricevono. Ma questa grazia va accolta. Questo è il nostro lavoro. Perché il Signore ci dona le cose di cui abbiamo bisogno in maniera sovrabbondante, gratuita e semplice. Ma noi queste tre parole mettono in difficoltà. Primo, perché pensiamo di non meritare le cose del Signore. Due, perché siamo sempre abituati a doverci meritare le cose, quindi noi non sappiamo che cos'è la gratuità. Terza cosa, vedete, noi vogliamo sempre tenere tutto sotto controllo e quindi complichiamo le cose invece di essere semplici. Ecco allora che ho immaginato questa sera di condividere con voi una traccia, una proposta, una strada nel Mar Rosso, delle tappe che forse possono esservi utili per dire, ma se io vivo così questa vita spirituale, forse nella mia vita arriva la Pasqua. Cioè forse nella mia vita arriva quella luce, forse io non sarò più disperato, disperata, perché finalmente so di non essere più davanti a un muro, non mi sentirò più schiacciato dalle pietre che mi gravitano sulla testa e dentro il cuore. Farò un'esperienza di liberazione, un cambiamento totale della mia vita. Tutto dovrebbe iniziare da una cosa molto semplice, e questa cosa molto semplice, noi cattolici su questo dovremmo farci un grande esame di coscienza, questa cosa molto semplice si chiama Vangelo. Questo perfetto sconosciuto per noi. Perché diciamoci la verità, la maggior parte di noi il Vangelo lo sanno, lo conoscono per qualche scampolo di racconto che sentiamo la domenica a messa. Noi non abbiamo confidenza col Vangelo. Eppure il Vangelo è il mezzo attraverso cui arriva la fede dentro la nostra vita. San Paolo dice che la fede viene dall'ascolto. Di che cosa? Del Vangelo. Se uno legge il Vangelo, cresce la fede dentro la sua vita. Allora, se voi prendete una persona e cominciate a dirgli, leggiti il Vangelo, che cosa fa questa persona? Pensa che il Vangelo lo deve leggere come si legge un romanzo. Se lo prende in mano e comincia a sfogliarlo, a leggere questa storia, ma a parte che è una storia di cui non c'è molta suspense, visto che già sappiamo come va a finire, no? Se tu ti guardi un film e non sai il finale, c'è una sorta di coinvolgimento, ma se sai già, c'è lo spoiler per noi, sappiamo come finisce la storia, ma non va letto come un libro. Anzi, vi dirò di più, non è un libro che va letto,
è un libro che ci legge ed è un'altra cosa. Allora, quando tu ti armi di costanza e umiltà, queste sono due parole che nella vita spirituale non dovrebbero mai mancare, la fedeltà, cioè la costanza, e l'umiltà. Perché a noi non va bene la costanza e la fedeltà? Perché noi vogliamo tutto e subito. E quindi il fatto di dover perdere tempo con qualcosa ci mette in un atteggiamento che non ci fa raccogliere nulla. Qui siamo in una terra bellissima, molti di voi probabilmente hanno una campagna, no? E sanno benissimo che quando tu pianti qualcosa devi tu adeguarti ai tempi del seme o della pianta e delle stagioni. Non puoi avere la pretesa di andare davanti a un tronco di vite e dire: io oggi voglio l'uva, me la devi dare entro stasera. Non succederà nulla. Devi armarti di pazienza. Nella vita spirituale, se tu non hai costanza, pazienza e fedeltà, non vai da nessuna parte. Quindi, se i vostri percorsi di vita spirituale sono ogni tanto faccio qualcosa, non succederà mai nulla, perché ciò che cambia la nostra vita è la ferialità, la fedeltà quotidiana a qualcosa. E che cosa dovremmo fare di così straordinario? Qualcosa di molto semplice. Ogni giorno mettiti a leggere una pagina del Vangelo e se hai difficoltà scegli il Vangelo della liturgia di ogni giorno, senza che te lo scegli tu. Ogni giorno prenditi quella pagina del Vangelo e leggilo. Dice: ma io non lo capisco il Vangelo, per me è complicato, ho bisogno che qualcuno me lo spieghi. Ma io non vi sto dicendo che bisogna capirlo il Vangelo, ti ho detto di leggerlo. La prima cosa che noi dobbiamo fare è tornare ad avere confidenza col Vangelo. Quando tu hai confidenza col Vangelo, la domanda vera, la prima vera grande domanda che devi farti è: di tutto questo racconto che tu hai letto, c'è una frase, una parola, un'immagine che ti tocca particolarmente il cuore? È sicuro, guardate, è sicuro che c'è qualcosa che risuona più di qualcos'altro. E noi subito diciamo: magari è qualcosa che mi vuole dire Dio. Lasciate per un attimo da parte quello che vi vuole dire Dio. Il primo scopo della parola di Dio è rivelare noi stessi. Vi faccio un esempio. Se io ad esempio mi disprezzo, quindi ho un atteggiamento molto sbagliato interiormente, mi sento sempre fuori luogo, ho rancore nei confronti, non mi accetto, non accetto il mio corpo, non accetto la mia storia, non accetto quello che è successo. Quando io leggo il Vangelo, solitamente vado a sottolineare tutte quelle parole che mi accusano. Quindi, che cosa succede? Che il Vangelo fa emergere quello che tu hai nascosto dentro. Le parti in cui Gesù rimprovera, le parti in cui Gesù dice cose durissime, questo sta dicendo qualcosa di te, non di Gesù. Ma questo è essenziale, perché grazie al Vangelo tu finalmente hai una luce accesa dentro il tuo cuore. E quando tu cominci a capire, ad esempio, che provi disprezzo nei confronti di te stesso, beh, amici miei, se non vi liberate di quel disprezzo non potete fare nessun passo in avanti nella vita spirituale. Ma uno potrebbe continuare a dire: ma da dove è nato questo disprezzo? E magari ci rendiamo conto che magari è un pezzettino della nostra storia familiare, passata, un errore che abbiamo fatto, una caduta che abbiamo avuto, una crisi vissuta male. Insomma, la parola ci porta a scoprire qualcosa di noi stessi che noi non conoscevamo, non sapevamo. Ma a che cosa serve accendere una luce nella cantina quando tu cominci a vedere un sacco di cianfrusaglie e dici: ma io non immaginavo che dentro di me avevo tutta questa roba qui? Come faccio a svuotare questa cantina? Ecco che cosa fa lo spirito, perché è lo spirito il protagonista della vita spirituale. Allora, prima attraverso il Vangelo accende una luce dentro il tuo cuore. Tu cominci a prendere confidenza con il tuo mondo interiore e cominci a scoprire delle cose di te. Allora nasce
nasce dentro di te, ma è sempre lo Spirito. Il desiderio di liberarti di questo. A confessarvi. Guardate, confessarvi per abitudine o semplicemente per senso di colpa non vi convertirà mai. Confessarvi perché finalmente avete capito che cosa dovete consegnare al Signore. Solitamente al Signore diamo le cose di sopra, no? Signore, qualche parola di impazienza, qualche situazione un po' così, però non andiamo mai alla radice vera. I grandi maestri di Ignazio, a un certo punto, all'interno degli esercizi spirituali, conduce le persone a quella che si chiama la confessione generale. Che cos'è la confessione generale? Tu che svuoti il sacco. Ci sai, sta cosa non l'ho mai detta. Non l'ho mai detta a me stesso. Immagino un po' se l'ho detta a qualcuno, se l'ho consegnata al Signore. Allora vedete come la Pasqua sta entrando dentro di voi? Prima vi illumina il cuore. Dopo un po' di mesi vi nasce il desiderio di liberarvi. E quindi riscoprite il sacramento della confessione. Vi dico una cosa, potete fare una bella confessione, ma se la cantina è piena di roba, bisogna fare più viaggi. Andate col camion, caricate la roba, poi dice no, c'è ancora, ci sono ancora cianfrusaglie. Non ti preoccupare, la prossima volta, finché tu non svuoti tutto, non dici tutto. Quanto dura questo percorso di liberazione interiore? Perché finalmente tu ti stai liberando di cose che tenevi dentro e che non condividevi con nessuno. Non lo so, ci sono persone che ci mettono 10 minuti e persone che ci mettono 10 mesi, 10 anni. Non dovete avere fretta. La vita spirituale non funziona come quello che noi abbiamo in mente. Non ha ritmi veloci come quelli della nostra società. Alla pazienza di rispettare i nostri tempi. Beh, già questo, cioè una persona che si conosce e si libera, dice è Pasqua, sì è Pasqua, ma non è tutto. Ecco allora che se tu cominci così e continui a leggere il Vangelo, finalmente succede una cosa molto interessante. Cominci a capire che il Vangelo non ti sta più parlando di te, ma ti sta parlando Gesù. Gesù sta cominciando a parlarti e finalmente puoi ascoltarlo. Perché? Perché sei libero, libera interiormente, finalmente può parlarti. Se io sto sanguinando e mi fa male la mano e uno mi sta facendo un discorso bellissimo, secondo voi lo sto ascoltando? Io ho tutta l'attenzione sulla mia ferita che sanguina. Mi interessa delle cose che mi sta dicendo quello, ma se la mia mano è fasciata e il dolore si è abbassato, finalmente posso ascoltare la voce di questa persona. Allora succede un miracolo e il Vangelo comincia a parlarci direttamente, ci dà del tu, comincia un percorso personale. Mentre pregavo per preparare questo incontro, mi sono venuti alla mente due brani molto belli. Perché vedete, questo passaggio è il passaggio di scoprire la volontà di Dio. Noi siamo sempre spaventati dalla volontà di Dio, no? Ma guardate, la volontà di Dio non è vediamo cosa ha scritto nel suo libro, se sono fortunato o sfortunato. Guardate, la volontà di Dio non è questo. La volontà di Dio è uno che ti sta rivolgendo la parola perché tu ti senta amato. La volontà di Dio è che tu sia amato, salvo. Questa è la volontà di Dio. Lo stiamo leggendo in questi giorni durante la liturgia. La volontà di mio Padre è che nessuno si perda. Questa è la volontà di Dio. Non pensate che è volontà di Dio che succeda una cosa o un'altra. È volontà di Dio che tu ti salvi. Una volta i sommi sacerdoti mandarono le proprie guardie ad arrestare Gesù. E qui ci troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7. Succede una cosa stranissima. Quando queste guardie arrivano per arrestare Gesù, lo ascoltano perché sta predicando e non riescono ad arrestarlo. E quando tornano indietro, gli dicono, beh, dov'è? Non l'avete arrestato?
E queste guardie dicono una cosa bellissima: mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo. Guardate, quando sentite veramente il Vangelo, rimanete folgorati dalla bellezza del Vangelo. Il Vangelo è bellissimo. Il Vangelo è bellissimo. E quando tu ti accorgi di questo, significa che il Signore ti ha portato a un livello diverso, più profondo. Tu stai crescendo nella tua vita spirituale. Non è detto che lo stai già capendo, ma ne sei affascinato. Non è detto che sai qualunque cosa, come si traduce in termini concreti, ma ne senti tutta l'attrazione. Stai crescendo nella tua vita spirituale. Ma attenzione, non è che Gesù dice sempre cose mielose che accarezzano le persone. Gesù diceva cose durissime anche, perché diceva la verità alle persone. E molto spesso la gente che lo ascoltava, quando si rendeva conto che Gesù diventava esigente, se ne andavano. C'è un episodio molto bello del Vangelo, è drammatico anche, in cui la folla, dopo aver ascoltato queste parole che reputano dure da parte di Gesù, se ne vanno. E Gesù, forse anche un po' sconfortato, si gira ai suoi amici, ai discepoli, dice: la porta è aperta anche per voi, andatevene, se volete potete andarvene anche voi. E Pietro ha un'espressione straordinariamente bella, dice: Signore, da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna, solo tu dici cose serie, solo tu dici cose che salvano la vita. Quando tu fai questa esperienza, ti accorgi che per un sacco di anni della tua vita hai dato ascolto ai tuoi pensieri, alle tue paturnie, ai tuoi ragionamenti, hai dato adito alle tue emozioni, al tuo sentire. Ma c'è una cosa più interessante: Gesù è più interessante delle paturnie che c'hai nella tua testa. Gesù è più interessante di tutto quel groviglio di emozioni che molto spesso ti assorbe tutte le energie. Gesù è più interessante. Allora il Vangelo ti porta a distrarti da queste cose che ci passano per la testa e che molto spesso bloccano la nostra vita. E diciamo: ecco, finalmente qualcosa di più vero che salva la vita. Tu solo hai parole di vita eterna. Sta suscitando lo spirito dentro di voi il desiderio di pregare. La preghiera non è ripetiamo una formula. La preghiera è il desiderio di entrare in una relazione dove tu ascolti e parli. Tu hai scoperto una relazione col Signore. La tua Pasqua sta accadendo, primo, perché il Signore attraverso il Vangelo ha acceso una luce dentro di te. Poi ti ha fatto nascere il desiderio di liberarti di tutto quello che c'era dentro di te. Poi ti ha fatto accorgere che c'è una parola più interessante di quella che tu hai dentro la tua testa. Ha fatto nascere dentro di te il desiderio di pregare. E qui, vedete, c'è una cosa che aiuta moltissimo in questo momento della vita spirituale. Sapete che cos'è? Il silenzio. E noi cristiani cattolici abbiamo una cosa che è insuperabile: è l'adorazione. Io sono felice che in questa comunità, in questa città, c'è una cappella con l'adorazione eucaristica in alcuni giorni. Voi non immaginate la potenza dell'adorazione silenziosa. Perché in quel momento la risurrezione sta operando una guarigione a livello psicologico. Tu ti stai accorgendo che c'è qualcosa di più interessante del tuo mondo dentro, ed è il Signore. E tutto questo sta vincendo la tua solitudine, sta facendo entrare aria pulita. Lo Spirito suscita in te il desiderio di pregare. Allora sei nella prova, ti trovi davanti a una cosa difficile, eppure hai un grande desiderio di pregare. Se tu sai che in un momento difficile puoi rivolgerti a qualcuno, beh, tutto cambia. Sai di non essere da solo, da sola. Amici, la maggior parte della nostra disperazione viene dal fatto che noi non preghiamo più. No, la nostra preghiera è solo la preghiera dei disperati. Avete presente quando Pietro, dopo aver camminato sulle acque, si prende paura della tempesta e affoga?
E con l'acqua alla gola dice: Signore, salvami. Questa è la nostra preghiera. Noi preghiamo quando siamo con l'acqua alla gola. Noi non sappiamo pregare. Preghiamo quando siamo disperati, ma non abbiamo l'abitudine a questa relazione. Dice: ma Don Luì, io ho la quinta elementare, io ho la terza media, io non ho tempo. Non trovate scuse. Non è una questione di preparazione o di cultura, è una questione umana. È imparare ad avere una relazione con una persona. Ecco allora che noi possiamo fare qui un altro passo importante. Dopo che io ho scoperto la preghiera, lo Spirito mi ha fatto desiderare la preghiera, piano piano capisco, e qui c'è veramente un prima e un dopo nella nostra vita, che Dio non è un argomento da capire, ma una persona in carne ed ossa. Vi ricordate quello che abbiamo ascoltato qualche giorno fa? Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Stupiti e spaventati, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: avete qui qualcosa da mangiare? E gli offrirono una porzione di pesce arrostito, ed egli la prese e la mangiò davanti a loro. I fantasmi non mangiano, sta dicendo Gesù. Io sono concreto, sono carne e ossa. Io non sono la spiegazione della vita, io non sono una filosofia, io non sono un argomento, io non sono una morale, io non sono un fantasma, io sono una persona. Crescerà dentro di voi il desiderio non delle parole, delle catechesi, crescerà dentro di voi il desiderio di un fatto. Dov'è che noi facciamo l'esperienza di questo fatto? Nell'Eucarestia. Avremo un grande desiderio di Eucarestia, perché nell'Eucarestia Gesù è un fatto, non una spiegazione. Carne e ossa, in quel pane e in quel vino, è realmente presente Gesù. Allora, vedete, credere in una filosofia e credere invece in una realtà, c'è una grande differenza. Che cosa fa il demonio molto spesso? Ti fa credere che tutta la speranza cristiana è una pia illusione che le persone si raccontano per confortarsi. Dice: belle queste parole, no? Sì, ma sono parole. La realtà è un'altra. Siamo tutti dei disperati e questa è l'unica cosa vera. Questa è la catechesi del demonio. Gesù dice: io non sono un fantasma. Non sono una spiegazione convincente, io sono qualcuno, vero. Allora ditemi, che cosa ve ne fate di tanti discorsi cristiani se poi non avete il gusto e il senso dell'Eucaristia? Quando uno mangia Cristo, sta mangiando un fatto, ed è una cosa più potente di qualsiasi altro ragionamento. La vita spirituale ci ha portati fino a riscoprire l'Eucaristia. Noi magari oggi l'Eucaristia la viviamo come un'abitudine. Poi è arrivato il Covid e ci ha tolto l'abitudine. E adesso dovremmo riprendere l'abitudine, ma sempre abitudine. Mica ne abbiamo capito il significato, perché solo se hai una vita spirituale capisci il senso delle cose. Senza la vita spirituale è un'abitudine. E questa abitudine non ti salva la vita se tu non capisci che cosa ti sta accadendo, perché non assecondi la grazia di Dio. Da cosa vi accorgete che avete capito bene l'Eucaristia? Perché questo desiderio di incontrare Gesù come un fatto e non come un argomento diventa un irresistibile desiderio di fare del bene agli altri. Io voglio essere utile agli altri. Nasce dentro di noi il desiderio della carità. È la vita spirituale.
La vita spirituale a un certo punto dice: tu hai dei drammi? Sì. Vivi delle croci terribili? Sì. Stai vivendo ok. Ma a un certo punto queste persone che sono crocifisse, stanno vivendo cose terribili, sono quelle che si aprono di più a servire gli altri. Aprono il cuore. Scoprono la dimensione del servizio, della carità. La carità non è assistenzialismo, ma è l'amore di Cristo che spinge talmente tanto dentro di noi che se non lo condividiamo, scoppiamo. Abbiamo bisogno di amare. Allora ci inventiamo qualunque cosa. Dobbiamo amare, dobbiamo fare del bene, dobbiamo vivere la carità. È l'amore di Cristo che mi sospinge. Allora tu sei in croce, ma hai dentro un amore grande. Com'è possibile? È il miracolo della Pasqua. Ma tutto questo arriva fino forse al cuore di tutta la nostra vita. Qual è il nostro dramma più grande? Che alla fine della fiera il nostro inferno è che ci sentiamo soli. Siamo soli. Certe volte nessuno ci capisce, neanche le persone che ci dovrebbero voler bene ci capiscono. Ci sentiamo molto soli. Ma se tu cominci a vivere la vita spirituale, tu non ti senti più solo. Non hai più la sensazione di disperazione che ti dà la solitudine. In pratica, cominci ad avvertire che intorno a te c'è una rete di rapporti tra cielo e terra. Attenti, non solo in terra, ma anche in cielo. È la scoperta di quella che noi chiamiamo la comunione dei santi. Ti accorgi di non essere da solo, perché ci sono persone accanto a te significative e persone sopra di te significative, e tu sei in questa rete di rapporti. Questo è il momento in cui lo Spirito suscita dentro di noi il desiderio di chiesa, il desiderio di comunione, il desiderio di amicizia. In una società che ci educa ad essere ognuno delle isole, chi vive la vita spirituale si accorge che ha ragione Papa Francesco. Vi ricordate quando in piazza San Pietro, durante il Covid, fece quella catechesi straordinaria e disse: nessuno si salva da solo. Se vi leggete il Vangelo, lui cerca costantemente delle relazioni. Gesù sa che questa è la Chiesa. Bellissimo, questa meravigliosa Chiesa dell'Annunziata. La Chiesa è il fatto di dire che nella mia vita c'è Maglio, e che Maglio può dire che c'è la nostra relazione. Io lo sento Cristo, sento di non essere solo perché c'è Lui. Allora io scopro che esiste la Chiesa, la comunione, l'amicizia, e finalmente scopro qual è il ruolo di Maria. Tutti noi abbiamo ridotto Maria a una devozione del popolo. Maria è questo, è la Chiesa. E quando tu scopri Maria è perché hai scoperto una relazione di dire: ma io ho qualcuno che per vocazione il Signore mi ha dato per aiutarmi in questa vita. Questo qualcuno è una madre, e questa madre si chiama Maria. Io non sono da solo. Questa donna mi fa da madre come ha fatto da madre a Gesù. Immaginate un po' se gli sfugge qualcosa. Può sfuggire qualcosa a una madre? Dice Isaia: se anche una madre si dimenticasse del suo bambino, io non mi dimenticherò mai. È impossibile. Una madre, Maria. Che rapporto viviamo con Maria? Attenti, perché vi accorgete di che rapporto avete con Maria, di che rapporto avete con la Chiesa, Questa spiritualità mariana che distrugge poi la comunione ecclesiale non viene da Dio, amici. È proprio un inganno del demonio questo. Ogni vera spiritualità mariana autentica è sempre un amore appassionato per la Chiesa, per la comunione e per l'amicizia. E qui si scopre anche una cosa.
e attenzione, dei nostri fratelli defunti. Guardate, uno capisce che cos'è la vita eterna soltanto quando muore qualcuno che gli ama. Perché fino ad allora tu non ti interessa che cos'è la vita eterna. Ma quando tu scopri la vita eterna, sai che il legame che ti unisce alle persone che hai di fianco, alla Vergine Maria, ai santi, è uguale a quello che ti unisce ai tuoi cari defunti. C'è un legame, non siamo soli. Con noi ci sono anche tutte le persone che abbiamo amato. Questo ci dice la Pasqua. Allora, se io non sono solo, è vinto l'inferno, capite? Perché la presenza di Dio è diventata la presenza di tutto questo popolo e di questo legame. Che conversione, eh? Siamo partiti da lontano. Una luce accesa nel nostro cuore, un Vangelo che ci dice quello che ci portiamo dentro, il desiderio di liberarci. E poi il desiderio di ascoltare qualcuno che ci distrae da noi stessi e dalle nostre paturnie. Uno, per esempio, che tende al vittimismo, guarda sempre le cose in maniera negativa. Ma chi si lascia educare dal Vangelo a un certo punto dice: è vero, io sono vittimista, ma questo è più interessante. E comincia a pregare. E la preghiera è ascolto e colloquio. Allora riscopri il silenzio, l'adorazione. E poi hai un irrefrenabile desiderio che il cristianesimo non sia solo dei discorsi, ma qualcuno, e te lo vai a cercare nell'Eucaristia. È talmente concreto che puoi mangiarlo questo fatto. E questo fatto che tu hai portato dentro la tua vita diventa amore, desiderio di donarti, e diventa carità. E questa carità fa crescere dentro di noi la sensazione che non siamo da soli, che c'è un legame tra la terra e il cielo che ci testimonia che Dio è presente, che Dio è qui. Gli amici, la Chiesa, la Vergine Maria, i santi, i nostri fratelli defunti. Quando uno tiene la mano a delle persone a cui vuole bene, può fare tutto. Tutto, perché non si sente solo e si sente voluto bene. Questo è lo scopo della vita spirituale. Dire a te: c'è la morte, ma non avere più paura. Puoi tuffarti nella morte. Non è più un muro, non è un buco, non è una tomba, è un passaggio. Quando tu scopri questo, esistono i drammi, le cose che ti fanno piangere, le cose difficili che tante volte ti fanno perdere anche l'orizzonte di senso, ma puoi viverlo, perché Gesù ha trasformato tutto in una Pasqua. Tu non sei solo. Il Signore è con te. Tutto era iniziato così. Le parole che l'angelo pronuncia a Maria sono le parole più decisive di tutta la nostra vita. Il Signore è con te. E le ripete a ciascuno di noi, le dice a ciascuno di noi. Mi ha sempre commosso, e concludo. Quello che, quando viveva a Gerusalemme, lessi una frase, credo che era, se non erro, di Giovanni Crisostomo, che sul sepolcro scrive così: ora io non sono più qui, è il sepolcro, ma sono dovunque tu sei. Questa è la resurrezione e la Pasqua. Non dobbiamo cercare tra i morti colui che è vivo. E questo significa che non dobbiamo cercare Dio nel passato o in un futuro prossimo. Dio è qui. Amici, noi siamo già dentro la vita eterna. Ci stiamo in mezzo, ma ancora siamo ciechi, non ce ne accorgiamo. La vita spirituale ci connette a questa vita eterna e ci fa vivere i frutti di questa vita eterna in questo momento. Allora non avremmo sprecato la Pasqua. Allora la vita spirituale è una conversione, cioè una vera resurrezione. Grazie.
Ci mettiamo in piedi e insieme ringraziamo il Signore per queste parole di Don Luigi che ci hanno accompagnato in questo itinerario verso la profondità del nostro cuore, della nostra interiorità. Ci hanno fatto scoprire la presenza del Cristo risorto che è pronto sempre ad incoraggiarci e andare avanti. E questo è l'augurio che vogliamo farci tutti scambevolmente, reciprocamente, per i giorni a venire, per gli anni a venire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E adesso insieme a Don Luigi daremo la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica tutti Dio onnipotente e buono, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon ritorno a chi è venuto da lontano e arrivederci a tutti. Buona serata.